Secondo me sarà proprio a specchio. Cioè, secondo me Allegri l'ha preparata a specchio per giocare col 3-5-2 esattamente come loro e con Kulusevski come lo aveva usato Pirlo l'anno scorso per andare uomo su Brozovic. Quindi vediamo se sarà così. Oggi veramente un colpaccio a San Siro andrebbe a proiettarci in una stagione nuova rispetto a come era iniziata, eh. Se vinci stasera sei in zona Champions, sei quarto e hai agganciato l'Inter, vai pari punti a loro e ne superi tante altre, vai dietro soltanto al Milan e al Napoli e andresti a -8. Io non firmo per il pareggio stasera, ve lo dico tranquillamente. Il mio pronostico è questo, non firmo per il pareggio. Io penso che in questo momento la Juventus non possa pensare al pareggio. Dai, che inizia la Juventus. Ecco, è partita la Juve. Ragù, vinciamo stasera? Dai, dai, abbiamo bisogno del tuo supporto. No, Ragù, dove vai? Attenzione, Alvarito! No! Cos'è successo? Già una grossa occasione. Cambio. Berna ha chiesto il cambio. Un minuto, ok. Bernardeschi potrebbe farcela. Aspetta. Potrebbe farcela. Non era nemmeno iniziato benissimo, secondo me. Non aveva iniziato benissimo Berna. Oddio che traversa di Calhanoglu e poi il gol dell'Inter. Porca vacca. In 10. Nel momento in cui siamo in 10. E poi il cazzo loro prende la traversa. Non è che ci va mai bene da dire ha preso la traversa. Che culo. Che culo che abbiamo avuto. No, prende la traversa e gli rimbalza esattamente davanti ai piedi del centravanti. Incredibile. Credibile proprio. Un minuto di follia assurdo. Un minuto di follia assurdo. Beh, ma dai, ma ascoltami. Giochiamo in 10, prendiamo gol perché prende alla traversa. A porta vuota c'è l'uomo. È buono, buono. È buono, buono. 1-0. Porca troia. No, incredibile, incredibile. È che sto vedendo veramente una chat super tossica stasera perché siamo in svantaggio dopo mezz'ora di Inter. Erano 6-7 partite che vincevamo tutti tranquilli, tutti bene, tutti contenti. Dopo mezz'ora siamo in svantaggio e c'è già la chat tossica. Guarda che è una roba incredibile questa cosa qua. Fino adesso boh, sembra esattamente la partita che abbiamo fatto con lo Zenit. Identica, nella quale non pensavo di poter far mai gol. Dai, mister, siamo al 60esimo. Mister, 60esimo, max. Noi dobbiamo giocare sulla destra, tra Dybala e Chiesa. Figa, McKennie! Possiamo mettere Arthur per McKennie? Arthur per McKennie siamo perfetti, mister. Sì? Ma non c'è mai nessuno! Grandi, raga, grinta! 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 Grinta. C'ha ragione Chiesa, perché non c'era ancora McKennie in area? Perché non c'era ancora McKennie in area su quel passaggio di Chiesa? L'inserimento. Cazzo, ho bevuto dell'acqua, c'ho 28 bottiglie. Quant'acqua sto bevendo? Ma ci stava la giocata di Chiesa, ragazzi, non era male. Però non c'era McKennie. Il problema è che noi abbiamo due cambi ma in un solo slot. 3-0. Dai ragazzi, dire che ci va bene che l'Inter non sia 3-0 significa non aver visto questa partita, eh. Che l'Inter è stata nulla in questa partita. Noi peggio, ma loro anche. Ah, ma c'è Morata, ma scusa, ma chi è uscito per... Ah, Locatelli per Caio, c'è anche Morata, non avevo mica capito. Ah, c'è un check del VAR per un potenziale calcio di rigore? VAR, attenzione. Attenzione ragazzi, c'è il VAR, eh? Beh, allora, fallo è fallo. Bisogna capire dov'è. Da questa è rigore, è rigore. Calcio di rigore. È calcio di rigore, rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Quanto pesa? Col mancino, la rete di Spiazzantanovic, la
segnava la Federica Zille, espulso in zaga. Paolo Dybala, Paolino Dybala, Paolo Dybala. Quanto di recupero? Quanto di recupero? 5 di recupero, ragazzi. Ma pensa a te che vince il rimpallo. Pensa a te che vince il rimpallo al 90esimo. Bravo Danilo. Bravo Danilo. Finisce qua. Pareggio. Pareggio che probabilmente non serve a nessuno.